Sono passati 91 giorni esatti dall'ultima volta che il Seravezza ha messo piede in campo nella sfortunata trasferta in quel di Livorno del 19 giugno scorso. Una settimana in meno invece, quella per il Lentigione, vera e propria rivelazione del passato campionato, che ha giocato semifinale e finale playoff perdendo contro l'Aglianese il 27 di giugno con il gol decisivo di Ballardini. Oggi, dopo 3 mesi, si raffrontano nella prima giornata del campionato di Serie D del Girone D dallo stadio Buon Riposo di Seravezza, Seravezza Pozzi Lentigione. Vincitore la passata stagione nel girone in cui giocava con l'Unione. Occhio perché amati subito il Lentigione con il numero 6. Paratona subito di... apre per Podestà, una buona traccia, ci arriva il numero 11. Occhi negli occhi con il cross per Benedetti! Lorenzo Benedetti! Andiamo a vedere il corner, arriva il fischio, è uno schema. Palla per... il destro di Staiti, proprio su appoggio di Caprioni. Riuscire a soffrire... occhio intanto questa palla in verticale proprio per Sala, grande aggancio! Dall'angolo alto dell'area di rigore arrivano gli uomini di Semprini, arriva anche il pallone, il colpo di testa! Seravezza avanti, Benedetti, grande dribbling, doppio dribbling! Sposta la palla sul mancino, era troppo facile, arriva il cross, Zagnoni, il colpo di testa paratissimo di Lagomartini e poi il pari, ma no, è tutto fermo! 2001. Arriva il cross di Lorenzano sul secondo palo, si è staccato Tarantino, palla in mezzo, arriva il colpo di testa del pari, è proprio Capitan Zagnoni se non abbiamo visto male. Un'azione manovrata, invece il lancio è per Bortoletti, il destro di Saporiti, alto, ancora Boil, palla per Formato, interviene, calcio di rigore. Tutto pronto, Caprioni contro Lagomarsini, parte Caprioni, immobile Lagomarsini, 2-1 per il Lentigione. Dopo essersi procurato rigore, Formato esce, cambio, entra Martini, palla in mezzo tagliata di Staiti, Boail. La palla per Bortoletti, c'è Mancino, tutto solo, arriva il pallone per il numero 14 che va giù, anzi no, rimane in area, rimane in piedi. Mentre nei pressi dell'area piccola, altro cross, la palla di Mancino! Probabilmente verrà cercato Bortoletti, Saporiti la stoppa, spalla alla porta, si gira, Saporiti, Boil, sinistro di Carrossi, traversa, il cross in mezzo, Maccabruni! E il Seravezza purtroppo per lui perde 2-1 contro il quotatissimo Lentigione.